Benvenuti sul canale Techware. Oggi andremo a vedere come si installa un OPS, in questo caso il modello era Plus 1600, che qui vedete con il suo packaging eco-friendly. Per prima cosa si va a posizionare l'OPS nel punto che ritenete più opportuno. Una volta posizionato si va a collegare i carichi, in questo caso un PC o un monitor, che è l'applicazione classica per questo tipo di OPS. Quindi sempre in sicurezza si va a scollegare il carico, si vanno a collegare sul retro dell'OPS. In questo caso abbiamo volontariamente scelto una presa SHU e una presa tale, in modo tale che si possa vedere come entrambi i tipi di prese possono essere collegati al nostro OPS. Si vanno a collegare sul retro, la posizione è ovviamente indifferente. Una volta collegati si va a riposizionare l'OPS e si va a collegarlo alla presa elettrica. A questo punto è possibile avviare l'OPS. Una volta l'OPS sarà regolarmente avviato, si può alimentare il carico collegato. Come vedete, la postazione è regolarmente attiva. A questo punto andiamo a fare la simulazione di blackout. Come si vede, l'OPS va in modalità batteria, ma la postazione PC rimane regolarmente attiva senza nessun tipo di interruzione. A questo punto torniamo da blackout e vediamo che la postazione è rimasta attiva e l'OPS è tornato in modalità di funzionamento normale. Per altri video e sui nostri prodotti e sulle installazioni, seguiteci sul nostro canale.